Hai scoperto la dieta chetogenica, ma non sai di preciso come funziona. Hai cercato informazioni su internet, ma non ne vieni a capo. Hai trovato persone che vogliono venderti dei prodotti a dei prezzi folli, cercando di convincerti che la strada più veloce per perdere peso è che ti bastano solo 21 giorni. Fermati. Sei nel posto giusto. Il dottor Lorenzo Vieri, biologo nutrizionista esperto di dieta chetogenica, ti guiderà con questo podcast in questo meraviglioso stile di vita. Ma non solo. Troverai storie di successo dei suoi pazienti e interviste esclusive con medici e professionisti legati al mondo della dieta chetogenica. Iscriviti subito al canale e non perderti le prossime puntate. Benvenuta in Vivere in Chetogenica. Eccoci qui, bentornati ad un nuovo episodio di Vivere in Chetogenica, il podcast italiano dedicato interamente alla dieta chetogenica, e al microfono, come sempre, il dottor Lorenzo Vieri, nutrizionista e divulgatore rispetto a questa alimentazione. Oggi parliamo di come calcolare correttamente i vostri macronutrienti. Visto che c'è tanta confusione in questo senso, voglio fare un podcast almeno introduttivo per capire in generale, se non si sa che pesci pigliare, come agire su questa tematica. Quindi ti darò un po' di dati per gestirti se sei in autonomia, se utilizzi delle app, se sei un po' in confusione. Cerchiamo di capire come destreggiarci in questo senso, quantomeno in linea generale. Ovviamente per tutte le personalizzazioni del caso, se hai un tuo nutrizionista, utilizza le sue risorse, e se invece vuoi lavorare con me, vai su www.lorenzovieri.com, sezione contatti, e scrivi alla mia assistente Anna per tutte le informazioni. Prima di iniziare l'argomento però ti ricordo due cose, ovvero prima cosa di iscriverti al gruppo Facebook di Vivere in Chetogenica, la community italiana che conta quasi 27.000 persone dedicata completamente a questa alimentazione e a questo stile di vita, dove ogni giovedì alle 21 sono in diretta sulla pagina per rispondere a tutte le domande che puoi avere gratuitamente su questa alimentazione. Inoltre ti ricordo, se ti piace questo podcast, di mettere le 5 stelline qui nel browser che stai usando per ascoltarlo, ad esempio Spotify, Amazon Podcast e così via. E ti annuncio inoltre che da giovedì, quindi fra un paio di giorni, ci sarà una novità rispetto alle dirette, ai video YouTube. I video YouTube che cambieranno un po' formato, quindi ti avviso che ci sarà questa bella novità e sicuramente verrà molto apprezzata, perché certamente diamo una sferzata di nuovo a tutti i nuovi contenuti che verranno pubblicati in forma video su YouTube. Il video su YouTube lo pubblichiamo il giovedì e uno contenuto settimanale. Ci sono oltre 400 video. Se non hai ancora visto il canale YouTube, ti invito ad andarci. Lorenzo Vieri, nutrizionista, si chiama. Inoltre abbiamo scelto l'argomento della diretta del 19 di ottobre, infatti il 19 di ottobre, che è un giovedì sera, invece di essere in diretta sulla pagina Facebook, sono in diretta su una piattaforma, poi troverai tutte le informazioni appunto su Facebook, sulla pagina Facebook, motivo in più per iscriverti, su una piattaforma, e faremo un webinar vero e proprio, gratuito, previa iscrizione, ti chiederò solo di iscriverti e di lasciarci ovviamente la tua mail per comunicarti quando inizia. E questo webinar sarà dedicato completamente alla socialità, quindi a come gestire questa alimentazione nella socialità. Dunque, che è un tema ovviamente tra i più caldi su questa dieta, perché effettivamente una delle difficoltà più grosse anche dei miei pazienti è la gestione della socialità. Quindi mi raccomando, andiamo a lavorare su questo tipo di webinar, non perderti questa puntata. Non verranno fatte registrazioni, ragazzi, ok? Quindi non si otterranno nessun tipo di registrazione rispetto alla diretta. Un'ultima cosa da dire prima di cominciare il nostro episodio: nel prossimo episodio, che sarà l'episodio 33, avremo un ospite d'eccezione, una superstar di questa tematiche low carb, e quindi rimani sintonizzata perché ci sarà tanto da divertirsi settimana prossima, ok? Ma è ora di cominciare il nostro podcast, episodio 32 di Vivere in Chetogenica, come calcoliamo i nostri macronutrienti. Andiamo adesso subito al tema. Perché mi interessa farvi ragionare su questo tipo di tematica? Perché effettivamente c'è una miriade di confusione, di difficoltà, di malinterpretazione
di tutto quello che riguarda il calcolo dei macro, dei macronutrienti, dei famosi macros. Cosa sono i macronutrienti? Sono la quantità di proteine, carboidrati e grassi che devo mangiare nella mia giornata. Tutte le diete hanno dietro di loro un calcolo dei macro. E chiaramente questo tipo di calcolo viene effettuato normalmente da nutrizionista, ovvero con i miei pazienti lo faccio io, a volte in realtà senza neanche comunicarlo perché non è necessario, tutto il calcolo che faccio poi viene applicato in contesti pratici nel menu flessibile che vado a consegnare. E quindi ci sono persone invece però che hanno difficoltà e lo fanno per conto proprio, e quindi queste persone oggi verranno aiutate, nel senso che cercherò di svelare il mio modo, che in realtà è un modo molto semplice, non c'è nulla di segreto, per calcolare il metabolismo basale e poi calcolare a nostra volta calorie totali, proteine, carboidrati e grassi che andremo a utilizzare in dieta chetogenica. Questo ovviamente in maniera generica, senza ovviamente specificità, farò un esempio molto generico. Per tutte le ovvie personalizzazioni ci sono i servizi ovviamente di consulenza, ragazzi, perché più di così davvero non posso andare, perché chiaramente non conosco poi caso per caso. Allora, anzitutto partiamo da qui. Che cos'è il quantitativo calorico quotidiano che dovresti assumere? Quale quantità di calorie dovresti assumere nel tuo quotidiano? Beh, la risposta non è così ovvia. Nel senso che tu potresti dire, 1000, 1500, 2000, 2500. In realtà, quello che possiamo fare è dare delle ipotesi, almeno a grandi linee, ma in realtà non possiamo andare a caso, non possiamo andare completamente a caso. Anche se ci sono diete che, diciamo, implicano l'andare a caso a livello di quantità, cioè non pesare nulla, mangia quello che ti va e saziati, in realtà fino a un certo punto lo possiamo fare, ma poi serve comunque quantificare bene quanto viene mangiato e poi successivamente anche di che cosa e così via. E come poi fare la partizione tra proteine, carboidrati e grassi nella maniera corretta. Ora andiamo a farlo, ripeto, tutte le diete in realtà hanno questo tipo di approccio. Quello che cambia è quello che si fa dopo, cioè una volta calcolato il vostro fabbisogno calorico, si va a lavorare su che proporzioni tra proteine, carboidrati e grassi andremo a utilizzare. Facciamo qualche esempio. Se fossimo in dieta mediterranea, quello che succede una volta calcolate le calorie corrette, avremo poi la ripartizione in, non so, 60% carboidrati, 30% proteine, 10% da grassi. Faccio un esempio, ok, non mi ricordo neanche se sono così giuste le proporzioni, ma per farvi capire. Se fossimo in dieta zona, il 40% delle calorie saranno da carboidrati, il 30% da proteine, il 30% da grassi. Se fossimo in dieta low carb un pochino più rigide, avremo magari il 25% da carboidrati, il 50% da proteine e il 25% da grassi, ad esempio. E invece, nella dieta chetogenica, il nostro riferimento sarà circa il 5% di carboidrati, le quote proteiche tra il 20 e il 25% e i grassi tra il 70 e il 75%. Ok? Queste sono appunto delle regole generali, degli esempi generali. Allora, mettiamo di avere il signor Giuseppe che viene da me in ufficio e vuole perdere peso. Ora, vuole perdere peso, il suo peso iniziale di 70 kg, 1,60 m, quindi ci diciamo, ok, rispetto a tutta una serie di analisi, ragioniamo sul perdere una decina di chili per portarlo a un peso più basso, quindi portarlo a circa 60 kg, e dobbiamo, insomma, fatto tutta la visita, devo capire con che proporzioni di macronutrienti portarlo in dieta chetogenica e con quante calorie. Da cosa dipende il fabbisogno calorico di Giuseppe? Il fabbisogno calorico di Giuseppe dipende da sostanzialmente due cose. Quanto consuma stando fermo, quindi di quante calorie avrà bisogno per stare in vita, anche da allettato sostanzialmente. Quante calorie consuma da quando si alza dal letto a quando ritorna a letto durante il giorno, e se viene effettuata dell'attività fisica, diciamo, nel quotidiano. Ok? Quindi sono questi tre fattori che vanno considerati, e potremmo chiamarli metabolismo basale, per l'appunto, è quello proprio della sopravvivenza, vi dicevo, in condizioni molto,
di fatto sedentarie, quindi da fermo, una parte di attività fisica che, diciamo, chiamiamo così, che riguarda tutto quello che andremo a fare di fisico durante il giorno. Di fisico vuol dire andare a lavorare, andare a portare fuori il cane, andare a fare la spesa e così via. E poi una terza parte che sarà l'attività fisica. Ora, sul metabolismo basale ci sono svariati tipi di calcolo che possono essere effettuati. Sarebbe meglio avere la possibilità di capire anche quanta massa muscolare ha questo soggetto. Nel mio caso ho possibilità di farlo, mi rendo conto che da soli non avete la possibilità di farlo. Ci sono vari calcolatori online, lì potete trovare almeno una stima base di quanto potrebbe essere il metabolismo basale rispetto al peso. E decidiamo insieme, in questo caso, di per definizione di considerarlo circa 1000 calorie. O sono esempi, ragazzi, quindi prendetela un po' come così, ok? Come numeri, teniamoli presente come esempio. Poi vediamo che l'attività fisica, quindi il quotidiano di questa persona, persona piuttosto sedentaria che lavora in ufficio, è di altre 250 kcal. Quindi siamo a 1250 tra metabolismo basale e attività fisica. Però questa persona fa una passeggiata di circa 45 minuti al giorno e porta ad altre 250 calorie il suo, diciamo, metabolismo in consumo. Quindi andiamo a un totale di 1500 calorie. 1500 calorie e proviamo da qui a capire, ovviamente lui si accorge di mangiare di più, questo è chiaro, e quindi cominciamo a ragionare su questo tipo di fabbisogno di 1500 calorie, come lo dividiamo in proteine, carboidrati e grassi rispetto alla dieta chetogenica. Allora, partiamo dalle proteine. Allora, come calcoliamo con le proteine? Le proteine, ne parlavo anche in un altro episodio del podcast, diciamo di come calcolare, di quante proteine abbiamo bisogno in dieta chetogenica, quindi tema che vorrei non trattare più, nel senso che se volete qualche approfondimento riguardo a questo avete la possibilità di farlo all'episodio 28 del podcast. Oggi siamo al 32, quindi non tanto tempo fa. E teniamo presente circa la dieta chetogenica non è una dieta iperproteica, quindi non è una dieta che ci porta ad avere grosse quantitativi di proteine nella dieta per definizione, e quindi di solito il range in persone come Giuseppe, piuttosto sedentarie, va da 1 grammo a 1,5 grammi per chilo. In questo caso io scelgo di usare il chili di peso, ok, per non complicarci troppo la vita anche qui. Chili di peso, e quindi diciamo teniamo 1,2 grammi per chilo, 70 kg al peso, siamo quindi a 84 grammi di proteine. 84 grammi di proteine che saranno il nostro quantitativo di proteine che utilizzeremo nella dieta. Poi andiamo a scegliere la quantità di carboidrati, in questo caso teniamo per convenzione un 5% di partenza, che saranno circa, se fate i conti sulle calorie, 19 grammi di carboidrati. La differenza in termini, diciamo, calorici viene compensata dai grassi. Quanti sono questi grassi? Andiamo adesso a fare il conto, quindi 19 più 84 fa 103 per 4, 412, perché per 4? Perché carboidrati e proteine hanno un valore calorico di 4, e se vado a sottrarre 412, 1500 a 412 viene fuori 1088, e se divido per 9 sono circa 120,8, facciamo 121 grammi di grassi. Ecco come si calcolano poi le proporzioni da questo punto di vista. Quindi è veramente un calcolo piuttosto semplice che potete fare serenamente anche per conto vostro una volta che avete capito qual è il vostro consumo. Consiglio spassionato a tutte le persone che fanno questo tipo di tentativo è di non partire da calorie eccessivamente basse, cioè non partire da subito a 700 calorie, 900 calorie, 1000 calorie, perché ragazzi è dura così, è molto molto dura, e partiamo sempre un pochino più verso l'alto, anche perché partire troppo aggressivi in termini calorici implica un rischio maggiore, soprattutto se, come la maggior parte di voi che mi ascoltate, non fate attività fisica, un rischio enorme di poi mettere ancora più in protezione quel metabolismo basale, per l'appunto, che è il grosso di quello che consumate durante il giorno,
che va sotto pressione, perché certamente il corpo si accorge di essere in eccessiva pressione dal punto di vista calorico. Quindi consiglio enorme e spassionato: non concentriamoci eccessivamente sulla restrizione calorica fin da subito, utilizziamola eventualmente in una seconda fase più avanti, quando arriveranno i primi stalli con la precedente quantità calorica, che comunque ci permetteva di fare una vita più appagante anche dal punto di vista della sazietà. È vero che la dieta chetogenica consente di avere un po' meno fame normalmente rispetto alle altre diete, però certamente non abusiamo di questa caratteristica, di questo vantaggio che la cheto ci dà, per in funzione di una fretta percepita di voler raggiungere velocemente il risultato. Altra cosa molto importante: più state stretti con le calorie e più è facile che vi giochiate dei chili di muscolo, non solo di grasso. Quindi altra cosa molto 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 importante, ok? Quindi questo è il modo di calcolare i vostri macronutrienti nella vostra alimentazione. Non vado avanti con altri esempi, perché poi non voglio creare fraintendimenti o creare esempi che poi le persone seguono senza ovviamente capire cosa sta facendo, quindi non entro troppo nel dettaglio in questo senso. Vi ripeto, se volete lavorare con me, poi ci sono le consulenze private dove queste cose le settiamo chiaramente in maniera molto più approfondita e molto più tecnica sul vostro assetto corporeo, patologico eventualmente, e sui vostri obiettivi, e le caliamo poi nel quotidiano chiaramente, ok? E mi raccomando, non perderti il video nuovo su YouTube che faremo giovedì e il webinar del 19 di ottobre. Oltre all'episodio 33, cioè il prossimo che seguirà, di Vivere in Chetogenica del podcast, perché ci sarà un ospite veramente, veramente speciale. E intanto io ti ringrazio, ti ricordo di iscriverti al gruppo Facebook di Vivere in Chetogenica, dove il giovedì alle 21 sono in diretta, e se ti è piaciuto il podcast metti le 5 stelline sul nostro browser per aiutarmi a condividerlo e a farlo diventare sempre più il punto di riferimento sulla dieta chetogenica in Italia. Un saluto dal doc Lorenzo Vieri, ci vediamo al prossimo episodio.